Noi paghiamo nella bolletta degli extracosti che gli altri stati non pagano. Cioè, noi abbiamo accise sull'energia e contributi per lo smaltimento delle vecchie centrali nucleari, contributi per il CIP 6, quindi per l'elettricità prodotta, contributi per la raffinazione dei prodotti derivati dal petrolio. Noi in ogni kilowattora che paghiamo in bolletta paghiamo tutte queste cose, oltre a questo c'è anche un contributo per le rinnovabili. Però il costo dell'energia nucleare è assolutamente più alto che tutte le altre. Cioè, se noi oggi il kilowattora che paghiamo in bolletta, in tasse ed in extracosti, cioè un terzo del prezzo reale dell'energia, con il nucleare questo terzo aumenterebbe. E non è sicuramente l'ambiente a dirlo, anche se lo diciamo anche noi, ma abbiamo, per dimostrarlo, abbiamo preso proprio dati ufficiali di agenzie. Uno studio del MIT di Boston sul futuro dell'energia nucleare porta dal 2002 al 2007, raddoppia i costi per kilowatt nucleare, e anche uno studio del DOE, che è il Dipartimento per l'Energia Americana, che dice che il nucleare è l'energia più cara in assoluto, più del gas, più cioè dell'eolico, più del carbone. Oltretutto si dice anche che il nucleare porterebbe posti di lavoro in Italia. Anche questa qui, cioè, è vero, però vanno confrontati con i posti di lavoro che produrrebbero le rinnovabili. In Francia, con 58 reattori attivi e un reattore in costruzione, ci lavorano circa 35.000 persone. In Italia, solo sul fotovoltaico e indotto, ce ne lavorano 120.000. Quindi, l'investimento sul creare porta sicuramente meno posti di lavoro. A questo punto voi mi chiedete come produciamo l'energia che ci serve? Beh, questa la soluzione esiste già, tant'è che la Germania con un rigido studio ha detto che il suo approvvigionamento di energia al 2050 sarà per l'80% da fonte rinnovabile, quindi vento, mare, acqua e sole. Sta puntando e sta facendo anche degli investimenti in quel senso. Sono dei pannelli solari a concentrazioni posti nel deserto, quelli con il sole riescono a produrre elettricità tutto il giorno anche di notte. Viene convogliata attraverso gli specchi la luce del sole che scalda un fluido che si trapassa lungo questi salotti di parabola e fa girare la turbina per la produzione di energia. In Italia solo con il fotovoltaico, cioè fino all'anno scorso, quindi negli ultimi due anni, produrremo tanta elettricità quanta ne produce una centrale nucleare. Allora, questa qui è un po' la situazione tecnica. Io lascerei spazio alle domande varie per approfondire i vari temi. Come mai che proprio il professor Veronesi, sia dopo Fukushima e anche dopo Chernobyl, è possibilista ancora? Posso fare una battuta? È con un problema ecologico, annunciatrebbe da Rubbia o da Veronesi? Io annunciatrebbe da Rubbia? No. Se vai ad andare da Veronesi, no. Quindi, se
lascia abbastanza imbarazzato. Quando c'è una grande manifestazione a Roma, sappiamo che i dati della questura e i dati di chi l'ha organizzata sono molto diversi. Allora, sentendo un po' opinioni a confronto tra chi è favorevole al nucleare e chi non lo è, io sono francamente imbarazzato dalla sicurezza con cui entrambe le posizioni offrono dei dati incontrovertibili, che statistiche e quant'altro di agenzie accreditate eccetera eccetera, che sostengono la loro tesi. Allora mi domando, come nel caso della manifestazione a Roma, ma insomma quanti erano? E ogni numero può essere letto in maniera diversa, ci sono dati attendibili sui quali possiamo essere tutti d'accordo, o ogni cosa può essere vista in ogni modo. Allora, ok, dunque studi indipendenti ce ne sono tantissimi, noi per essere certi e i dati che ci attribuiamo qua sono dati della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, il DOE e le agenzie per la sicurezza. Volevo sapere come viene gestita la fase dell'estrazione del combustibile dell'uranio, insomma, sì. Se anche lì ci sono problemi, quali, così mi interessava capire. E seconda cosa, per quanto riguarda i costi, ecco, io mi domando, ma come si fanno a calcolare dei costi? Quanto che so, è una tecnologia, come hai detto, che è entrata in funzione negli anni 60, le centrali durano circa 40 anni. Stanno adesso in fase di dismissione, non si sa ancora dove mettere le scorie, ma di che quali costi stiamo ragionando? A me il mio modo di vedere è questo, cioè siamo una società che non pensa al futuro, nel senso che ha un orizzonte temporale di 25, 30, 40 anni al massimo, diciamo, come previsione, e poi i problemi sono di chi verrà dopo e si arrangino, insomma, questa secondo me è la logica di fondo che presiede le scelte, ma non solo sul nucleare ovviamente, ma su tantissime anche, che so, il consumo delle risorse, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questa è la logica che io riesco a capire. Nei costi che ci sono, gli unici costi insicuri sono la dismissione delle centrali, cioè nessuno è mai riuscito a stimarla. Quindi ci sono costi per la costruzione, costi per tenuta in esercizio, per il decommission. Scusa, è a carico di chi questi costi? Okay. Economicamente, ovviamente, è lo Stato l'unico che può sopperire a dei costi simili. Il costo dello smaltimento delle scorie dappertutto è a carico dello Stato. Sì, a me interessava anche, io lo sento parlando con le persone, più di qualcuno dice, tornando al nucleare, ma allora sul nucleare non si vota più. Ecco, l'importante invece dire un'altra cosa, che oggi come oggi per il nucleare si va a votare, perché altrimenti la gente ha questa impressione che tanto non si vota più. La Cassazione si pronuncerà probabilmente